Ciao! Ciao! Allora? Vedi? Tutto bene? Vedi, vedi, vedi. Dai, guarda come sei bella con la collana, tutta rosa. Lei è la signora Felice e ha 91 anni. Da due vive qui, nell'RSA Sant'Andrea di Clusone, in Val Seriana. Oggi è il giorno dell'incontro con le sue figlie. Il Covid non l'ha colpita, ma ha visto morire intorno a lei tante persone. Ero solo insieme a quella che era con me a mangiare, è morta, giovane. Non, cioè, non mi accorgevo all'inizio che mancavano, quando ho visto questo non c'è, questo non c'è. Poi mi ha mandato ogni per le nostre stanze e non abbiamo visto più niente. Non me lo posso dire. Dai, dai, però adesso almeno dai, ci vediamo almeno così. In questa casa di riposo i parenti non possono ancora entrare e gli incontri con gli ospiti avvengono così. Un colloquio a settimana, 10 minuti, con l'operatore che sorveglia, veramente sembra un colloquio in carcere e non ci basta più adesso, no. Ciao, scusa l'Italia. Ciao, stai bene? Stai bene? Già il vedersi è molto, perché effettivamente il distacco che c'era stato nei mesi in cui non si poteva avere nessun tipo di contatto ha provocato in lei anche una sorta di crisi depressiva, situazione di pianto, proprio perché era convinta che fossimo morti tutti e che quindi non ci fosse più nessuno. Qui vivevano 165 persone, 49 sono morte. Noi il 23 febbraio dovevamo chiudere ai parenti agli accessi dagli utenti fuori. Perché non l'avete fatto? Ci sono stati controlli da parte degli organi di vigilanza che hanno preteso che restassimo aperti perché stavamo generando comunque un po' di panico non giustificato. Ho fatto tutto quello che potevo e che ero nelle condizioni di fare, non da solo, con i collaboratori. Anche se questo non è bastato. Però dico anche chi ero io rispetto a tutti, a tutto il mondo, per impedire con un dito di fermare questa diga che è venuta a valle. E oggi nelle RSA si pensa a come affrontare l'autunno in sicurezza. Bisogna fare in modo che luglio, agosto, settembre vedano uno screening continuo, perché questi sono i soggetti a maggior rischio di letalità se infetti, e questi, abbiamo imparato, sono i soggetti che se presi subito hanno un rischio di letalità molto minore. Bergamo, l'RSA Carisma, una delle più grandi di questa provincia. Qui il virus ha ucciso 100 pazienti su 500 ricoverati. Oggi i parenti possono entrare. Vengono fatti accomodare in un ambulatorio e viene effettuato il triage. Al triage negativo, quindi, i familiari vengono accompagnati alle varie postazioni all'interno del parco dove incontrano l'ospite. Non credo che sia molto civile impedire ai parenti di vedere i propri cari. Può esistere in una fase di emergenza per un periodo limitato, dopodiché se lo prolunghi vuol dire che non sei capace di trovare la soluzione. Buongiorno, buongiorno. Oggi i nuovi ospiti vengono messi in quarantena. Ne abbiamo avuti circa 6 che sono entrati nelle settimane precedenti, che hanno già fatto i 15 giorni di quarantena all'interno del nucleo protetto e sono risultati tutti negativi, per cui sono stati collocati insieme a tutti gli altri ospiti. Vecchi li abbandonano e io sono a aspettare la morte qui. Pensate, preferirei morire che stare qua. Pensa che punto. Ho detto tutto, sì, perché io abito in città alta, così bella, bellissima. Mi hanno messa qua. Questo era il reparto Covid. Oggi i letti sono tutti vuoti. In quel momento lì si ammalavano tutti, io mi sono ammalato, l'ho fatto anch'io. Bisogna aver vissuto quello che abbiamo vissuto noi qui. Non c'era più posto, negli ospedali non c'era più posto, non ci stavano neanche nei corridoi. Non c'era posto fisico,